Luciano, tu da quel palco hai detto vanno cancellati, non vanno modificati. Non so mai intanto se dire tu o voi. No, È una noi, posizione questo è del stato il primo, movimento. sì, questo è il primo punto politico del movimento, l'abbiamo elaborato a dicembre, non è uscito adesso. Noi l'abbiamo portato nelle piazze sempre questo tema, forse è stato il primo tema che abbiamo veramente elaborato politicamente. Poi lo abbiamo portato anche in questa piazza di Roma, perché per noi è un elemento importante, non soltanto sul tema delle migrazioni, sulle quali vorrei dire qualcosa. Perché è vero che l'Italia è penalizzata da Dublino, ma io vorrei ricordare che l'Italia si è autopenalizzata con Dublino, perché quando Elly Schlein al Parlamento europeo, ha portato un progetto di riforma di Dublino e ci ha lavorato per un anno, e io faccio il giornalista, l'avevo intervistata poco prima, quindi so benissimo, ho seguito bene quella vicenda, e poi sono state le due forze politiche in quel momento, cioè Lega e 5 Stelle, a non appoggiare quel progetto che avrebbe permesso di collocamento in altri paesi. Perché? Perché faceva più comodo politicamente stare accanto ai paesi del Visegrad, quindi la verità poi va detta tutta. I decreti di sicurezza sono un errore e non mi piacciono neanche le modifiche, non tutte sinceramente. Sul piano degli sbarchi delle ONG non è un discorso, un approccio ideologico. Noi abbiamo un obbligo internazionale, le persone in mare vanno salvate, questo lo dicono tutte le convenzioni. Nel decreto di sicurezza, tra l'altro, è citata anche la Convenzione di Montego Bay, che è proprio quella che dice che c'è l'obbligo di salvare le persone in mare nelle condizioni possibili, ovviamente senza mettere a repentaglio l'equipaggio, è previsto. Allora, multare l'ONG è un errore, anche la multa ridotta è un errore, anche l'arresto del comandante è un errore. L'ONG non va ad aumentare il traffico, cioè semplicemente fa in modo che la gente non finisca in mare. Io vorrei ricordare che sono state tolte le missioni in mare. Vorrei ricordare che è stato svuotato già da Minniti, perché anche l'accordo, il codice di condotta dell'ONG penalizzava l'ONG, ma cosa stiamo penalizzando? Le persone muoiono di più. Quello che viene detto, ieri qualcuno diceva in un'altra trasmissione che in realtà sono diminuiti i morti, non è vero. Noi abbiamo delle percentuali completamente diverse. Prima su 29 persone che partivano ne moriva una, ora ogni 6 ne muore una, perché abbiamo svuotato il mare di testimoni. I morti ci sono, non li vediamo. Ma sui decreti di sicurezza non c'è soltanto il problema dei migranti, tocca tanti altri punti e riguarda anche gli italiani. La libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di manifestazione, e anche sul discorso della lotta alla mafia, del contrasto alle mafie. Ci sono delle misure che potenziano l'agenzia dei beni confiscati, ma lo fanno come contrappeso prevedendo la vendita dei beni confiscati ai privati sotto i 400.000 euro. Quindi è questo, per me che sono siciliano, è una ferita, perché i beni confiscati sono costati sangue a tante persone, le leggi sui beni confiscati. Mettere in vendita privati dei beni è qualcosa che poi permette alle mafie di poterle riacquisire in qualche modo, e questo non è accettabile. Noi non abbiamo trovato nessun elemento positivo in quel decreto, ma è la stessa logica di base del decreto che non ci piace, perché parte da un presupposto Ecco, di sbagliato. solito ai movimenti, non voglio, insomma, potremmo ricordare il Movimento 5 Stelle, ma poi in tanti dicono che siete diversi. Questo poi magari più in là lo vedremo. È sempre interessante assistere alla nascita e anche all'evolversi di un movimento. Nei movimenti, appunto, voi, nel mo vostro movimento dite vanno cancellati. Qual è la proposta, però, l'alternativa? Le alternative ci sono perché noi siamo. La questione immigrazione diventa un problema se non viene gestita in maniera consapevole e logica. Cioè, è la logica di base delle leggi che sono state fatte in questi anni sui migranti, perché sono stati sempre considerati o come forza lavoro o come un problema da gestire. In realtà l'immigrazione è semplicemente un fenomeno storico che c'è sempre stato, che ci sarà Ma con sempre. delle regole? Con delle regole, ovviamente, sì, ma io credo che la cosa fondamentale, forse l'ha detta poco fa Fratoianni. Cioè, noi dobbiamo partire da un presupposto: se noi non diamo diritti, ma questo vale per tutti, se noi non diamo diritti non possiamo pretendere doveri, se noi non diamo diritti e non diamo cittadinanza avremo sempre persone che escono fuori dalla cittadinanza. Quando si parla di criminalità collegata all'immigrazione, a parte che i dati, insomma, dicono che su tanti reati, insomma, sui reati più importanti, vorrei ricordare che siamo in un paese che ha quattro mafie, non è certo l'immigrazione il problema legato alla sicurezza, quindi va bene separare immigrazione e sicurezza, questo sicuramente. Però bisogna riconoscere i diritti, cioè molte delle persone che finiscono in situazioni di irregolarità sono persone vessate da una burocrazia terribile, cioè l'iscrizione anagrafica era un tema, ma ci sono anche motivi particolari per i quali serviva la protezione umanitaria. Noi siamo il paese che fa molti più dinieghi, siamo il paese nelle quali le commissioni diventano interrogatori veri e propri per i migranti, e alla prima contraddizione ti viene fatto il diniego della richiesta. Quindi dobbiamo arrivare a garantire la possibilità a tutti, anche perché siamo un paese di passaggio, di mettersi intanto in regola, in A qualche tutti. modo. Beh sì, a chi viene qua fa richiesta, poi si valutano le varie situazioni, ovviamente, però io non amo neanche la distinzione tra migrante economico
è rifugiato, perché noi siamo stati un paese di migranti economici per tanti anni, siamo andati in tutto il mondo e credo che siamo arrivati a entrare in diversi allora, paesi. Andiamo in pubblicità, poi faccio replicare Centinaio, vediamo se almeno su qualcosa, no, niente, zero. No, per carità, assolutamente. Meno male. Tra poco. Per carità.